Arriviamo al nostro matrimonio, al taglio della torta, uno dei momenti più particolari dell'evento. Taglio della torta è un momento molto interessante, soprattutto è il momento forse dove si fa la foto più bella, è il momento più romantico della serata, uno dei momenti più particolari per gli sposi. E allora ci sta bene una musica dedicata che incornici quel momento. È uno dei brani che scelgono gli sposi, però teniamo di conto che il taglio della torta è una fase che può raggiungere anche la mezz'ora di durata. Dal momento in cui le persone si alzano da cena e vanno a raggiungere l'area del taglio della torta, fino a quando poi la torta viene sporzionata, servita, arriva lo spumante, si fanno i brindisi e dopodiché può iniziare la serata. È quindi una fase da tenere in considerazione particolare e da non trascurare, soprattutto dal nostro punto di vista, ovvero della musica. Spesso si svolge in una zona dedicata, magari lontana, magari a sé, e allora c'è da considerare anche lo spostamento delle persone possa essere anche più lungo, che ci voglia un impianto dedicato, comunque una casa dove si senta la musica, e preparare appunto la musica che precede il taglio, il momento vero e proprio in cui parte la canzone scelta, a quello che poi segue. Può essere utile considerare il fatto che magari le persone vengono da cena e se ancora non si sono iniziate a divertire, può essere già un momento quello per dare un po' di ritmo. Le persone che arrivano nella zona torta magari trovano una musica piacevole e allegra, anche se poi la musica scelta per gli sposi è di ben altro tenore. La canzone parte di solito quando viene tagliata la torta. Quindi tutto il prima si può preparare il momento anche con delle canzoni che preparano a quella canzone lì. Alle volte la torta viene preparata sul momento oppure montata a vista, il che prevede di considerare almeno un quarto d'ora di musica. E poi la fase che c'è dopo. Ci possono essere varie sorprese come i fuochi, il lancio di lanterne. E allora è bene scegliere una musica che sia piuttosto emozionale, che ci stia bene in quel momento. Per la canzone del taglio invece, come per gli altri momenti, può andare bene qualsiasi cosa, gli si può dare anche un tono scherzoso. Ed è giusto siano gli sposi a personalizzare il momento. Lo ripeto ancora una volta, anche se è il momento romantico e ci sono dei brani lenti, delle ballad, dopo due o tre canzoni è bene iniziare a dare ritmo, anche se poi il ballo si svolgerà da un'altra parte. Se no si rischia veramente di far calare troppo l'intensità del momento e le persone, ci sono anche quelle dopo il taglio della torta, tendono ad andarsene a meno che non inizi la festa. È bene prepararsi fin da subito in questo caso. Se anche non c'è una vera e propria console, oggi si può fare in moltissimi modi con il computer e addirittura con il cellulare, è bene prepararsi una playlist che dopo la canzone del taglio, dopo altri 5-10 minuti, si va a dare un po' di ritmo e a creare un po' di situazione che prepara poi al ballo e quindi alla festa. Continua a seguire i video di Essere DJ oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!